Primo piano, segretario, qual è la ricetta per uscire dalla crisi? Beh, la ricetta ve l'ha data prima Claudio Borghi. Io dico solo che oggi siamo qui per la seconda volta nel giro di qualche settimana a parlare di politica, parlare di economia. Dopo la venuta di Matteo Salvini, l'attenzione del movimento in questa città si manifesta in tutto e per tutto. È chiaro che alle prossime elezioni amministrative noi saremo presenti, a differenza dell'ultima tornata elettorale dove abbiamo preferito non immischiarci, e i fatti ci hanno dato ragione, considerando quello che è successo a Brindisi. Saremo presenti non semplicemente con una nostra lista. Avremo sicuramente un candidato da presentare a tutto il centrodestra, che è il nostro panorama politico naturale. Molto dipenderà anche da quello che succederà qualche mese prima, anche se noi ci auguriamo che ci sia un election day, in modo da poter anche far risparmiare un po' di soldini ai contribuenti. Però di sicuro ci sarà da divertirsi nelle prossime A elezioni a livello Brindisi. nazionale è più semplice fare la coalizione, a livello locale è un po' più complicato, Ma noi secondo voi? non abbiamo la puzza sotto il naso, nel senso che parliamo di un programma, parliamo soprattutto di un candidato credibile, considerato che, non dice la storia della politica degli ultimi 30 anni a Brindisi, non hanno avuto molta fortuna i primi cittadini brindisini. Quindi pensiamo soprattutto a candidati credibili, non ricattabili, candidati che abbiano delle maggioranze solide prima di presentarsi al voto e non in itinere. Abbiamo degli ottimi rapporti con gli altri alleati, vogliamo pensare al bene di questa splendida città. Forse alla stampa non lo direte, ma c'è nella vostra testa un candidato oppure state ancora valutando i vari soggetti, le Ma nel momento in cui ce l'avremo lo diremo tranquillamente alla stampa. Stiamo incontrando tantissime persone, anche con esperienze politiche alle spalle, perché no, amministratori capaci della storia politica degli ultimi anni, in maniera trasversale. varie persone? Sta guidando lui. Sì, perché noi con Salvini si colloca nel centrodestra, ma grazie al proprio appeal riesce ad attirare amministratori capaci di qualsiasi parte politica. L'importante, ripeto, poter andare alle elezioni e non cadere dopo 8 mesi, come è già successo, o peggio ancora essere coinvolti in vicende di cronaca giudiziaria.